e ripigliò augumento. Ecco, dinanzi un nudo scoglio appare. Vogliono schivarlo e non vanno argomento. Li porta lor malgrado. Tradizione che abbiamo amato, che ci sentiamo da sempre nel sangue, da quando Don Gaetano Napoli, il fondatore della nostra compagnia, mio nonno, decise di fare il puparo. Da allora, come un fiume, quest'oro scorre nelle nostre vene, tumultuoso, impetuoso, ricco di fermenti, di vita, di energia, non si è mai fermato, non si è mai arrestato. Questa è stata la volontà di tutti coloro che hanno guidato questa compagnia. In particolare questo momento, quest'oro racconta della forza, della caparbietà avuta prima dal nonno e poi da papà, che impattò con quello che era il nuovo sistema di vita, la modernità, quindi la fine di tutte quelle regole tradizionali di quella vita che fino a un certo punto aveva governato le nostre vite. Improvvisamente qualcosa esplode, c'è un mutamento epocale, quindi il mito, il rito dei paladini non serviva più a soddisfare le esigenze di quel pubblico che era la nostra famiglia, che condivideva con noi quei momenti eroici di vita, di morte, di gioia, di presa delle armi, della necessità di combattere affinché il bene potesse trionfare sul male. Papà a tutto questo non ha voluto rinunciare. Lui ci ha creduto, malgrado lo zio Pippo, il fratello più grande, pensava che fosse ormai un'epoca definitivamente tramontata. Lui caparbiamente sfidò i tempi, sfidò anche l'occhio ostile, l'orecchio ostile di coloro che ci dovevano comunque affittare i locali, perché pensavano già a nuovi sistemi di commercializzazione, farli diventare dei garage, appunto delle rimesse, dei market. Però papà insisteva, datemelo, anche per una settimana, anche per 15 giorni. Ma lei fa tutto questo traffico, porta, monterà tutto? Sì, io lo faccio, mi sfiderò. E così è accaduto, come a Mister Bianco, dove si doveva rimanere per prova semplicemente una settimana, e invece durò un lustro. Il tempo sembra rimettersi, calmo il mare. Il vecchio sovrino, l'imperatore Gradasso di Sericana, che abbiamo trovato qui all'isola di Lampedusa, vogliono che noi prendiamo imbarco per ritornare alla soglia imperiale della bella Bisarta. Ma io non mi sento tranquillo. Sì, è la particolarità di questo spettacolo che non a caso abbiamo definito autodramma di famiglia. In realtà questo spettacolo è una bandiera, una bandiera di famiglia, una bandiera del teatro contemporaneo catanese, perché nei 18 anni di vita questo spettacolo ha avuto la capacità poi di esprimere anche dei semi che sono sbocciati in altri spettacoli che hanno visto, seguendo questa stessa possibilità della compresenza di attori e pupi nello stesso spettacolo, hanno seguito molte le loro vie, ma questo è il capostipite di tutta una serie di spettacoli che in questi anni hanno arricchito il panorama del teatro contemporaneo catanese. Oggi lo riproponiamo dopo 18 anni dalla sua nascita per questa grande occasione che è la ripresa dei lavori del Teatro Stabile di Catania.